lo so. Lo so. È uno di quei momenti in cui si è contenti, eh? Se si è contenti. Stasera sono una Pasqua. Stasera sono super contento. E sono contento perché mi prendevate anche un po' per matto in questi ultimi giorni quando vi dicevo non firmerei per un pareggio questa sera. Non abbiamo firmato per il pareggio, è andata molto meglio. Ora passo indietro, c'è OneFootball da scaricare gratuitamente, il link è qui sotto in descrizione, ragazzi. Lo sapete com'è la storia. Quando poi ci sono queste partite, è sempre bello aprirsi l'app e leggersi tutti gli articoli, tutti gli interventi. Qualcuno se la sarà vissuta in temporale sudando a freddo con OneFootball aggiornando secondo dopo secondo. Quindi è gratis, non fatevela mancare. Io spero che stasera si possa essere tutti juventini. So che sembra una banalità detta così, ma c'è qualcosa dietro una frase del genere. Perché tante volte c'è questa divisione tra ideologie, tra pareri. Lo so che stasera non si è fatta la partita più bella del mondo. Lo so che stasera non si è fatto il tiki-taka, non si è giocato i mille all'ora, non abbiamo avuto 100 milioni di occasioni da gol pulite. Stasera si è fatta la partita perfetta per vincere contro questo Chelsea, che secondo me è il grande assente. Perché se il Chelsea gioca da Chelsea, secondo me questa partita comunque non la vinci. Ma credo allo stesso tempo che sia stata preparata in maniera perfetta. Semplicemente perfetta, a dir poco perfetta ad Allegri. E spero che tutti i tifosi della Juve questa sera possano riconoscere i meriti ad Allegri e come davvero ha buttato in campo questa squadra che sembrava follia negli 11 iniziale, nell'atteggiamento che avevamo, nella voglia, nella disposizione. Sembrava follia. Io stesso oggi ve l'ho detto, Bernardeschi in attacco, così, buttato lì, falso 9, chiamatelo come volete, anche se non è stato proprio un falso 9, non avrei provato neanche in allenamento. Ma se poi va bene ad Allegri, bisogna dirgli che è un visionario. È andata bene, abbiamo vinto e Bernardeschi è stato decisivo con l'assist per Federico Chiesa, che si sta prendendo ancora di più la Juventus, sempre di più la Juventus. E Allegri è stato un martello pneumatico, urlava a destra, a sinistra, indemoniato. Lui non vedeva l'ora di fare queste partite qua, di giocare in Champions, di vincere in Champions, di dimostrare in Champions. E io come lui. Perché questa sera finalmente si è vista una Juventus che ha seguito alla lettera le indicazioni dell'allenatore. Poi può piacere o non piacere come si è arrivati al risultato. Questo non mi interessa, non vi metto bocca perché è una roba personale, una roba soggettiva. Ma stasera bisogna essere tutti contenti per come si è vinta questa partita. Perché il pronostico non era nostro. Eravamo lontanissimi da essere i favoriti di questa partita. E l'abbiamo portata a casa. E lo so che qualcuno continuava a dire, ma secondo me in realtà è più importante il derby piuttosto che questa. Io vi dico la verità. Quando l'anno scorso Faraoni ci ha fatto quel regalo grande con la qualifica in Champions, era perché non vedevo l'ora di sognare serate di questo tipo, di rincontrare squadre di questo livello e di dimostrare che per quanto si possa essere disastrati, per quanto la cessione di Ronaldo sia stato un danno, per quanto si sia giovani, per quanto si sia partiti male, cito Repice, la Juventus non muore letteralmente mai. E noi tifosi, io credo, almeno personalmente, io vivo il calcio e amo il calcio per vivere serate come questa. Quando succedono queste cose, quando in queste serate si vincono queste partite, non posso fare altro che essere soddisfattissimo. Io, più di dirvi che sono contento stasera, faccio fatica. Perché non sarò nemmeno obiettivo, poi magari domani ripensandoci, semplicemente dirò, leggo un po' di statistiche da OneFootball, proprio per far capire com'è stata sta partita. 74% in possesso palla del Chelsea, 26 della Juve. 16 tiri totali a 6 per il Chelsea. Un tiro in porta a testa. Ma vince la Juventus. Vince la Juventus 1-0. Perché stasera non c'era un modo diverso per vincere questa partita. Con le nostre infezioni, più le loro, ovviamente, le loro. Non dimentichiamoci che loro avevano delle assenze importantissime. Ma ce le avevamo anche noi. E comunque, con tutti gli effettivi a disposizione, sia da una parte che dall'altra, non siamo noi quelli favoriti. Quindi io stasera sono contento. Sono contento
Perché anche stamattina vi dicevo, sono positivo nella mia incoscienza, sono positivo, per quanto ci sia dell'ansia, e l'ansia è stata la parola chiave di questa partita, perché c'è stato un momento in cui ci siamo abbassati, ragazzi, che non si veniva più fuori, il Chelsea ci palleggiava in faccia sulla tre quarti campo al limite dell'area di rigore, credo che abbia fatto 5, 6, 7 minuti di possesso palla il Chelsea consecutivi senza che noi prendessimo mai il pallone, poi abbiamo sbagliato delle robe. Tecnicamente facilissimo il passaggio di Rabiot nel primo tempo che se la dà per Berardeschi è perfetto. Chiesa che tira e la palla che esce. Rabiot che si accentra e tira di destro, robe che non pensavo di poter vedere. Non c'era un altro modo, signori, per vincere questa partita. Non c'era la possibilità di battere il Chelsea con più intensità di loro, con più voglia di loro, con più giocate di loro, perché noi tecnicamente eravamo più scarsi. Questa è un'impresa come quella dell'Empoli che vince lo Juventus Stadium. Anzi, quella dell'Empoli rimane un'impresa maggiore perché il divario tecnico e di livello delle due squadre continua a essere superiore. Però stasera era veramente difficile, eh? Ragazzi, stasera era complicata. Questi vengono giù da campioni d'Europa in carica. Questi erano abituati a non prendere gol. Questi erano abituati che la Champions era una passeggiata. Ed è andata bene. Perché verso la fine Lukaku si divora un gol incredibile. L'ultima occasione è una palla che va sopra attraverso la parte loro. Noi troviamo il gol dell'1-0 dopo pochissimi istanti d'essere tornati dagli spogliatoi e secondo me forse ancora il Chelsea lì era dentro, era l'intervallo. Adesso stiamo facendo vedere un po' di statistiche, ma ragazzi, Chiesa nella storia, gol più rapido nella storia della Champions a inizio secondo tempo, intanto, ma non era quello che vi volevo dire. E quando vi dicevo che gli eredi di Cristiano Ronaldo saranno Dybala e Chiesa e non Ken, è perché l'anno scorso Chiesa in Champions era già stato decisivo. Dybala, lo sapete come la penso, ha ancora bisogno di essere più decisivo in Champions, non tanto nei gironi dove comunque tante serate ce l'ha risolte lui. Io ero allo stadio anche con la Lokomotiv per dire dove con la doppietta l'ha risolta. Ma Chiesa in così poco tempo di Juventus, già è bellissimo vedere Allegri che lo calcia nel sedere per farlo rimanere concentrato, ma Chiesa è già entrato nel cuore dei tifosi juventini perché è così decisivo in così poco tempo, soprattutto per come è arrivato l'ultimo giorno di mercato così. Sono queste le cose più belle, le cose inaspettate. Chiesa l'ultimo giorno che diventa il giocatore che trascina la Juventus, una Juventus disastrata che fino a 2 settimane fa lottava per non retrocedere in Serie A, batte i campioni d'Europa in carica con Bernardeschi in attacco e Dybala Morata fuori. Quando succedono queste cose, io sono ancora più contento di seguire questo sport. E se dicevo prima con l'Empoli, che è stata più impresa di questa, sottolineo ancora una volta, ero arrabbiato perché sapevo di essere dalla parte dei più forti, questa sera sono contento perché so che è stata una vera e propria impresa da parte della Juve che nonostante il pronostico sfavorevole e le capacità tecniche inferiori, ci portiamo a casa il bottino pieno, siamo primi in classifica, signori, nel girone e ora possiamo sognare addirittura di classificarci al primo posto. Un abbraccio a tutti e buonanotte, ci vediamo con la live reaction, ci vediamo con le pagelle, vado a letto felice però stasera.